Se state seguendo le news vi sarete sicuramente accorti che NetherRealm da pochissimo ha annunciato l'arrivo di Joker in Mortal Kombat 11, il loro ultimissimo gioco. Si tratta di un annuncio relativo a un nuovo personaggio per un roster già bello ricco, ma parliamo pur sempre di Joker e quindi la sorpresa è sempre dietro l'angolo. We'll have to make do as a dynamic duo. Only two of us? That's an injustice. What we could do with the third. Per presentare questo nuovo personaggio al pubblico è stato, come sempre, confezionato un breve video, un trailer, in cui due Joker stanno per darsene di santa ragione, ma prima che questo accada, il primo chiede al secondo. Only two of us? Cioè, siamo solo in due? Per poi aggiungere, that's an injustice! Questa è un'ingiustizia, che però sappiamo tutti essere anche il titolo Injustice del picchiaduro NetherRealm con i personaggi DC, quindi anche con Joker, Green Arrow, Superman, eccetera. E il secondo Joker risponde, what we could do with a third? Cioè, a cosa mai ci servirebbe un terzo? Lui intende un terzo Joker, ma è chiaro il riferimento a un terzo possibile Injustice, magari anche all'orizzonte. Ma non è finita qui, perché subito dopo questo trailer, Ed Boon twitta un altro messaggio e dice, guardate che il dialogo tra i due Joker non vuole insinuare nulla, è tutta una grande coincidenza. Ed, è logico che dopo quel trailer e dopo questo tweet non possiamo proprio parlare di coincidenze. Voi che dite? È una coincidenza? Davvero credete ad Ed Boon? Ma vi sta sicuramente nascondendo qualche cosa. Fateci sapere cosa ne pensate attraverso i commenti, come al solito. Fateci sapere anche se vorreste vedere questo nuovo Injustice su questa o sulla prossima generazione. E mi raccomando, continuate a seguire Multiplayer.it attraverso tutti i suoi canali, sito web, Twitch e YouTube. Alla prossima!